Graziano, che del 79 lei là in missione, come diceva tanti, e lei arriva a Chiacas nel Perù, nella parte alta del Perù, e là fra sta povera gente. Però a un certo momento lei, che ci ha messo in testa di valorizzare questa gente, l'ha visto un altare rovinato senz'altro, però fine molto bello così. Allora si è reso conto che la manna che era, e mancava la scuola e l'attrezzatura. Allora si è andato a fare prima con quelli dei ortigei, e li ha convogliati come volontari a passare le ferie là. Chi si porta l'attrezzatura, chi si porta i scalpelli, tutto quanto. Dopo qualche gli ha sconsato che insegnava il Robert Zene, che doveva tornare a casa, allargati qua i scalpelli, non dormi a casa con i scalpelli. E poi quella volta si è messo insieme l'attrezzatura, no? E dopo ogni anno era questi volontari che andava là un mese, due mesi, e quindi i risultati adesso si vede da questi quadri che mostra, che gli è molto apprezzato. Campo il volontariato, sapendo che era queste necessità in giro per il mondo, e così per caso conosciuto la gente che era un'associazione di Trento, Acri di Trento e Trieste, mi ha contato a loro, e con quella scuola là, come era un insegnante di scuola professionale di meccanica, sono andato in una scuola professionale in Ecuador. Qua ancora per cercare di rendere il più possibile, che vedo che la gente nel loro possibile la collabora abbastanza bene, e speriamo che per la fine della settimana prossima da avere venuto la maggior parte della.